Ciao fragoline e ciao fragolini. Allora, svuota la spesa per Halloween, cioè in mezzo a Halloween. Vi faccio vedere che cosa ho trovato alla Lidl. Sono andata apposta per prendere un bel po' di cose di Halloween e alla fine ho trovato poco. Non ho trovato tutte le cose che c'erano nel volantino, ma solo quelle che, diciamo, erano rimaste. Ho due sacchetti, che ovviamente il nome non è dell'ID, ma vabbè. Comunque vi faccio vedere adesso che cosa ho preso. Allora, prima di tutto iniziamo dalla candeggina classica. Questa qua, igiene e protezione, perché l'ho finita e mi serviva. Per cui ho preso questa. Questa è di 2,5 litri. Ho preso questa che è fatta così. Poi ho preso questo che è il tè alla pesca rosa. Questo qua è buonissimo, Fuzzatei. E ho preso una confezione, era 99 centesima bottiglia. Comunque ho preso una confezione perché era in promozione. Ho preso le prugne, queste qua, che vabbè, adesso se le ha prese due per mangiarle, per portarle al lavoro, per cui è già aperta la confezione, ma abbiamo preso questo. Poi per Halloween ho trovato i fantasmini con zucca Halloween, questi qua scusate per la luce ma è nuvoloso, queste 500 grammi di gnocchi a fantasmino, e ho trovato questi qua. Ho preso due pacchi. Poi ho trovato i ravioli, sempre fantasmini ripieni 250 grammi. Ne ho presi due, anche se noi siamo ovviamente due persone, ma per sicurezza ne ho presi due. Poi ho preso il trio mini. Questi qua americani, perché non ho trovato quelli di Halloween e c'erano questi. Ho detto, dato che l'altra volta li ho assaggiati e erano buoni, ho preso questi due per fare colazione. Questi li prendo ogni tanto quando vado alla Lidl, solo per, diciamo, scusate, ma i gatti che mi mangiano le cose. Comunque questi due, a 2 euro e qualcosa. Poi ho preso tre pacchetti, questi qua, di patatine per portarseli al lavoro. Sono pacchetti piccolini dove fa merenda e se le porta al lavoro. Ogni tanto le mangio anch'io in casa, se sono a casa, se no le porta di più lui al lavoro. E ne ha presi tre. Infatti uno è già stato aperto perché l'ha portato al lavoro. Per cui tre pacchi di questi. Poi, sempre per Halloween, ho preso le patatine, questi qua a forma di ragno, ragnatela. Ho trovato questi, non c'era tanta roba, non so perché. Comunque ho preso due pacchetti di questi qua, due pacchetti. Poi ho preso la pasta, che sinceramente ce l'ho già. Però la volevo riprendere di nuovo. Questa scade, dovrebbe essere la scadenza, perché l'altra credo che scade subito, la devo fare, però tanto la faccio anche questa, ma non ce l'ho. Comunque questa qui, che tanto poi farò un vlog dove vi faccio vedere le cose di Halloween, e c'è dentro tutte le forme, fantasmi, zucche. Ho preso di nuovo la pasta. Poi ho preso la decorazione, poi la candela, questa qua che credo che la puoi utilizzare per Halloween, questa sui 3 euro, con la candela dentro, perché ho trovato questa per Halloween. Poi ho trovato le decorazioni per fare tipo le torte o i dolci, questi qua, si chiamano Whitish Mummy. C'è la strega e la mummia,
che li puoi mettere come decorazioni. Adesso non so se fare i muffin e ce li metto sopra oppure la torta, devo vedere. Perché ho trovato sia questi che questi qua con l'occhio, che questi fanno anche impressione. Monster Haze. Comunque questi qua con l'occhio e ho trovato questi due. Poi ho preso l'altra candela fatta così. No, non profuma. Comunque, vabbè, questa candelina qua, così almeno quando si consuma il bicchiere lo posso tenere e mettere un'altra candela. Molto carino perché ci sono i ragni con le ragnatele. E allora ho preso questa. Via! Sempre in mezzo sono. Poi ho preso, oltre a questi, l'ultima cosa che ho trovato è quell'altra candela, sempre qua, sta qui, fatta così grossa. E questo è il tappo. Adesso l'ho messo su, ma vedi che non riesco a tirarlo via. Vabbè, comunque c'è la candela dentro. Questo non so cosa serve. E niente, ho trovato anche questa qua come decorazione. Non ho trovato chissà cosa per Halloween, però vabbè, dai, qualcosina diciamo che di diverso l'ho preso. Poi, oltre a Halloween, ho preso le fette biscottate, queste qua che uso io. Ho preso due pacchi. Queste qua le uso per pucciarle dentro col tè caldo. Quando fa freddo, la cosa che adoro è prendere questi biscotti di oro classico, che sono i miei preferiti. E li appuccio dentro al tè caldo. Sono strabuoni. Ho preso due di questi che erano in promozione. Poi ho preso questo che è per la lavastoviglie. E praticamente pulisce la lavastoviglie, rimuove il grasso calcare. L'altra volta mi sono trovata bene, l'ho preso. Credo 2 euro e qualcosa, ce ne sono dentro due per pulirla. E non c'è però scritto, non c'è scritto che odore ha, dovrebbe essere al limone. L'altro cosato era al limone. Comunque questo per la lavastoviglie. Ho preso questi per grattare, le spugne per grattare. Ogni tanto le uso, ma l'ho preso, ho detto non si sa mai. Ho preso questi due. Poi lui ha preso il deodorante Sport effetto 24 ore freschezza, questo qui della Shein Man vegano. Lui ha preso questo. Poi ho preso il succo, sempre per il lavoro che se lo deve portare all'albicocca, se lo porta al lavoro lui, comunque. Poi ho preso questa spugna che le mie si sono rotte. E allora ho preso queste, no, dimmi che non sono, spero che sono quelle piccole. Ho sbagliato, no, sono quelle piccole, ok, no, ho detto, oh mamma, no, sono le spugne per lavare i piatti, perché io ogni tanto lavo anche i piatti, non è che li lascio sempre nella lavastoviglie. Ho preso questi, dicono assorbente, boh. Qua comunque mi serviva e alla fine ho preso questo qua rosso, era rosa e giallo per i piatti. Per adesso l'ho preso, ma poi andrò a acqua e sapone e prenderò quelle buone, solo che mi servivano perché non ce l'avevo più una, si è rotta, allora l'ho preso. Poi ho preso le pastiglie, questo qua sempre per la lavastoviglie, pulito e brillante, li provo, vediamo come sono. Sempre di B5, scusate. Questi sono 60, sono, mi sembra 5 euro dovrebbe essere, credo queste. Poi ho preso questo per provarlo, il frappè. Boh, mi ispirava, ne puoi fare 10, ho detto non lo so, proviamo a prenderlo. Di solito io prendo ste cagate ogni tanto, quando li vedo non resisto. E comunque per fare il frappè con la panna, infatti vorrei farlo uguale identico a questo, poi vi farò un vlog, lo facciamo insieme. E niente, ho preso questo qua per provarlo. Dice di aggiungere solo il latte,
versa in una bustina, in un bicchiere aggiungi 200 ml di latte scremato freddo e poi vabbè, mischiare e mescolare e servire. Questo è. L'ho preso per provare, ho detto sempre su America, ho detto ma proviamo. Poi ho preso il sale della Lastovia, che l'altra volta mi sono trovata bene, sempre di questa marca. Un chilo, ho detto ne prendo uno per il momento, tanto basta, poi dura anche di più e poi prenderò un bel po' di pacchi quando andrò a comprare le cose, i prodotti che mi servono per la casa, che li ho quasi finiti tutti, per cui ho preso quello veloce perché non ne avevo più, avevo solo mezzo. E poi per finire i due sacchetti piccolini, questi qua da 25. Questi proprio piccoli, 30 sacchi, sia per la lettiera che per il bagno. Io uso questi qua e dato che mi mancavano perché li ho praticamente consumati tutti, ho preso questi due sacchi. E niente, e questo è il risultato. Questa è la spesa, ovviamente non è proprio spesa. Questa è praticamente la spesa solo per Halloween, poi ho comprato le cose, certe cose mi servivano e le ho comprate, invece certi perché no. Non ho resistito, ho detto vabbè prendiamo questo e alla fine ho preso queste qua. Totale, i prezzi sono questi. Gli snack di patate 2,38 €, pastiglie lavastoviglie 4,59 €, sacchi pattioniera 1,98 €, tela pesca 5,94 €, la candeggina 1,94 €, la pasta tricolore 1,29 €, amica patatine 4,17 €, decorazione di zucchero 1,99 € l'uno, fantasmi Halloween 3,38 €. La spugna in acciaio 1,29 €, cura lavastoviglie 89 centesimi, sale lavastoviglie 49, pasta fresca zucca 2,98 €, i biscotti oro 6,50 € due pacchetti, lo spray per l'uomo 1,69 €, candela Halloween 2,99 €, trio mini donuts. Ne ho presi due, 5,58 €. Candela Halloween 2,99 €. Susine, la frutta 1,79 €. La candela Halloween sempre a 2,99 €. Per cui tutte le candele che ho preso praticamente che c'erano a 2,99 €. Basta, totale 66,95 € ho speso. Poi mi è arrivato un buono dove devo scegliere tra la pasta, il succo e non so cos'altro, perché ho la tessera dell'LD e ti vengono, diciamo, quando fai la spesa ogni tot di punti ti esce il buono gratis di, che ne so, vuoi la pasta, la prendi gratis, in poche parole. E adesso devo scegliere una di quelle tre cose, poi semmai vi farò vedere in un altro video se mi ricordo. E niente, questo è lo scontrino, questa è tutta la spesa tra virgolette che ho fatto, appunto poche cose di Halloween perché ho trovato solo queste. Quelle per il freezer sinceramente non c'erano, o almeno che li dovevano mettere, non lo so. Oggi, se non sbaglio, è il 23 di ottobre, questo video andrà un po' più in là, però spero che prima di Halloween riesco a metterlo su. E per cui ho trovato solo questi. Fatemi sapere se voi avete trovato altre cose in più e se siete riusciti a comprare praticamente più cose di Halloween. Io di solito ogni tanto, anzi è la prima volta che compro così tante cose di Halloween, perché di solito ero a casa dei miei, per cui è il primo Halloween che passo in casa nuova. E sono riuscita a prendere queste cose qua per il momento, però sono diciamo un po' delusa perché non hanno messo ancora le cose che dovevano già mettere prima, però almeno ho preso le candele e le userò per Halloween. E niente, fatemi sapere se volete ancora questi video qui. Ovviamente io lo noto dalle visualizzazioni, se le persone piace questi video,
se no non li farò più se nessuno piace questi video. Calcolate che io faccio sempre la spesa diversa, o il mini spesa o la spesa grande, comunque la faccio sempre diversa, non è che uso sempre le stesse cose, cioè compro sempre le stesse cose, certe volte mi impappino, poi i gatti mi distraggono e non si riesce neanche a stare dietro a fare tutte, farvi vedere come si deve, come sempre, per cui scusate. Niente, fatemi sapere qui sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Spero che vi piace questo video qua che vi ho fatto. Ciao!